Uno dei settori più delicati della cronaca giornalistica è quello della giudiziaria. Non è semplice raccontare un processo, le indagini relative a un fatto di cronaca. Facilmente si possono violare le leggi o ledere i diritti degli indagati. C'è il diritto di informare, ma anche il dovere di rispettare le persone coinvolte, così come il lavoro degli inquirenti. Argomenti attuali approfonditi nel corso di aggiornamento professionale per giornalisti promosso dall'Ordine della Categoria nella sede della Camera di Commercio di Campobasso. Relatore l'avvocato e giornalista Francesco Lacava, che ha spiegato alcuni aspetti chiave quando si fa cronaca giudiziaria, come la pubblicazione degli atti di indagine. Basta tenere presente tre principi fondamentali: il diritto dovere del giornalista, del diritto di cronaca, il rispetto delle persone su cui si sta indagando in quel momento e la terza cosa, il rispetto del segreto d'indagine, quindi non evitare di pubblicare atti coperti dal segreto, atti o contenuti di atti coperti dal segreto. Il giornalista ha comunque il dovere di informare. La cosa può essere fatta e deve essere fatta tenendo però presente il principio fondamentale dell'articolo 27 della Costituzione, che nessuno può essere considerato colpevole fino a quando nei suoi confronti non è stata emessa una sentenza di condanna passata in giudicato. Tra i temi del corso quello del segreto istruttorio. Il segreto istruttorio del 329, quella là dà una linea di demarcazione, il segreto istruttorio, tra il contenuto degli atti di indagine e gli atti di indagine che non possono essere pubblicati. Quindi, completate le indagini preliminari, può essere pubblicato il contenuto degli atti, anche se non gli atti per intero. Il giornalista oggi rispetta quanto prescrive la legge in proposito? Non le rispetta, ma non per colpa del giornalista, non le rispetta perché non c'è chiarezza di norme, basta vedere che spesso i processi, più che nei tribunali, vengono fatti prima nelle sedi televisive. A livello normativo può essere fatta chiarezza e spiegare bene quelli che sono i limiti di ciò che può essere pubblicato, tenendo conto dei tre principi fondamentali: rispetto del diritto di informazione, rispetto della persona e rispetto delle indagini.